Bene ragazzi, oggi Nick vi presenta Adrenaline versione digitale. Vai Nick! Eccomi qua ragazzi! Ebbene sì, come avete sentito da Giulio, oggi vi andrò a mostrare il gioco online dell'Adrenaline XL2324. Molto facile, ve lo andrò a spiegare tra poco e faremo anche qualche partita. Vamos! Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, questa qua è la home del gioco Adrenaline XL. Qua abbiamo il tasto per attivare le card. Adesso noi ci clicchiamo sopra. Si apre una pagina che sta caricando. Tanto che carica diretti dal canale. E qua si apre una pagina dove potremmo attivare le nostre card. Come? Con i coupon che troviamo in ogni bustina, quello che noi vi regaliamo in ogni video. Andiamo ad inserire poi il codice qua, che adesso non ne ho uno. Comunque andiamo a inserire il codice qua e facciamo attiva e ci darà un pacchetto digitale dove potremo trovare giocatori così come nelle bustine normali. Ogni 5 codici attivati avremo anche una bustina bonus che ci darà soldi, giocatori, eccetera eccetera. Dopodiché abbiamo la sezione della nostra formazione, che è questa qua sotto, che dopo ci andiamo, la sezione gioca la partita e la sezione tornei, dove adesso noi andiamo, dove possiamo trovare vari tipi di torneo con varie modalità, varie impostazioni, tipo quello che inizierà tra poco, a 13 minuti quando, cioè inizia tra 13 minuti quando sto registrando, ah no, in corso, scusate, 12 minuti questo qua, stavo dicendo. La massima somma card di 3650, la mia è di 3700, quindi non potrei partecipare almeno che non la indebolisco. Comunque poi vi spiego anche che cos'è questa somma card. Adesso per sbaglio ho ricliccato su tornei. Dopodiché troviamo la classifica generale con i migliori di questo gioco. Dopodiché troviamo le leghe, dove ci si classifica in base alla propria posizione. Poi troviamo la collezione, che corrisponde alle card che abbiamo in possesso. Adesso vi mostro un po' le mie. Vedete, questa qua e queste sono quelle dell'Atalanta. Quelle dove vedete la card sono quelle che ho. Adesso andiamo un po' veloci, magari queste qua normali ve le salto e vi metto quelle speciali. Tipo adesso vi... Questo è il filtro per andare a selezionare quanti ne ho. Vedete, ne ho 9 da 5 stelle, 36 da 5, che adesso andiamo a trovarle. Andando molto avanti. Forse se facciamo da qua riusciamo meglio, ecco sì. Queste sono solo le card che abbiamo noi, ecco. Le card basi, classiche card basi, quelle che troviamo anche nei rispettivi pacchetti normali. Eccole qua, anche i loghi, che i loghi servono ad aumentare il valore delle card. E poi inizio le speciali, le energy, le varie energy, la blindata, i diamanti, le masterclass, le fantastelle, gli imparabili, i top player e la carta invincibile che ho trovato poco tempo fa ed è davvero davvero forte. I top player li possiamo trovare nei pacchetti, ma non è l'unico modo per sbloccarli, perché dopo vi andrò a far vedere come sbloccarli anche. Le limited edition, che sono quelle dello starter pack, queste che nel suo retro troviamo un codicino nelle carte reali per inserire nel gioco. Una Momentum Returnandez, che è davvero una carta fortissima, che mi piacerebbe avere anche nella vita reale perché ha un grande valore ed è molto bella. E dopodiché troviamo le carte stadio, che vanno ad aumentare o duplicare, comunque aumentare le carte del valore della rispettiva squadra. Quindi se noi andiamo a mettere Giuseppe Meazza del Milan come attivo, le carte del Milan andranno ad aumentare di uno o due valori, tipo di difesa, centrocampo, attacco. E poi troviamo anche le carte bonus, che andranno tipo ad aumentare i valori, tipo questa qua, se andiamo ad attivarla in partita, più 5 di difesa per la carta che andiamo a selezionare, così come questo qua per l'attacco. Questi qua sono un pacchetto che possiamo sempre aprire durante la partita e ci darà dei bonus, così via, altri bonus.
Ora passiamo però, torniamo nella home e passiamo al mercato, dove, come vi spiegavo prima, non è l'unico modo per sbloccare il top player, quello là dei pacchetti, perché oltre a poter acquistare pacchetti con soldi reali oppure il Virtual Pack Basic con le monete che dopo andiamo ad aprire, possiamo, abbiamo anche lo sponsor del sito reale, possiamo andare ad acquistare le carte con i coins, che io ne ho 390 in questo caso perché li ho spesi per comprare il top player poco tempo fa. Possiamo acquistare i diamanti, le stelle e i top player, come vi dicevo, quelle che io ho già in possesso sono quelle di Nicola Barella e Rafa Leao, 500 coin in due, le ho acquistate, poi andrò a acquistare anche quella di Rabiot, Milinkovic Savic, Victor Osimhen. Possiamo acquistare anche i top player, come stavo dicendo, le stelle e i diamanti. Ma non solo, perché possiamo andare ad acquistare le card stadio, quelle che vi ho mostrato prima, costano 300 l'una, io ho acquistato solo quelle del Milan, essendo essere la mia squadra preferita, poi la squadra di prevalenza della mia squadra. Possiamo acquistare i coin e acquistare le card modifica, che sono quelle dei bonus che aggiungono al giocatore. Ora torniamo su e apriamoci un Virtual Pack Basic del prezzo di 65 coin. Eccolo qua che si sta aprendo. Apriamo. Troviamo Success, Doig, queste qua sono carte doppie, quindi le convertisce in coin. Comunque Gatti, Vignato, Zito Luvumbo e Mergim Voivoda, anche questa doppia. Bene. Abbiamo guadagnato due coins extra per essendo abbiamo trovato delle doppie e poi abbiamo completato anche una missione di attivare tre card. Di trovare tre card che ci mancavano. A proposito di missioni, abbiamo missioni giornaliere, tipo quelle che abbiamo sono acquista card modifica e gioca un torneo, quelle di oggi, e poi quelle settimanali, le sfide settimanali, vinci 4 di tutte le partite del giorno fino a sabato. Le partite del giorno cosa sono? Ve lo andrò a spiegare tra poco. Comunque, ora passiamo alla formazione, anzi prima andiamo a fare la missione quella là di acquistare una carta modifica, torniamo nel mercato, scorriamo in basso, carta modifica, andiamo a acquistare la prima che ci capita, magari questo qua, il pack medio di 20 coin, e comprato queste 5 carte ci dà la task giornaliera, più 50 coin, e quindi andiamo a ripagare anche quelli spesi per fare la missione. Ora passiamo alla formazione. Io ne ho due create, una per la saga che è una specie di carriera che dopo vi mostrerò, e quella top che deve essere ancora modificata perché vanno aggiunte molte card, tipo ad esempio adesso noi andiamo a togliere Ruben Loftus-Cheek e al suo posto mettiamo la Invincibile, che è composta da 101, 101, 101 di difesa, di valori. Che cosa sono questi valori? Sono quelli che andranno a, diciamo, le cose più importanti del gioco. Perché in base al valore della carta, noi dovremo battere il nostro avversario con la carta che andrà a mettere lui. Esempio, io piazzo Nicolò Barella metto 100 di centrocampo. Lui mette, che ne so, Bennacer Stella con 96, vinco io perché 100 è maggiore di 96, i due valori, quelli là, blu del centrocampo, vinco io. Altro esempio, attacco, quando attacco loro devono difendere, quindi se io metto Leao 100 di attacco, loro devono difendere, se mettono, che ne so, Kolasinac e 86 di difesa vanno a perdere, quindi sarebbero punti per me. Nel caso poi, come vedete, in alto a sinistra e in alto a destra ho logo squadra, che è quello della Juventus, ma non perché sia la mia squadra preferita, ma perché ho giocatori della Juventus e squadre, quindi mi vanno ad aumentare i valori dei rispettivi giocatori, e poi la carta stadio di Giuseppe Meazza del Milan, che mi va ad aumentare il valore delle carte del Milan, quindi in questo momento quella di Theo Hernandez, di Bennacer e top player di Rafa Leao. Confermiamo le modifiche dopo aver messo la carta invincibile e direi di andarvi a parlare delle partite. Cosa sono le partite? Beh, detto così sapete tutti cosa sono. Possiamo fare un 1 di 1 contro un avversario casuale che dopo andremo a fare, una partita di allenamento allenandoci contro dei bot di varie difficoltà, il giocatore singolo saga, che adesso vi mostro che cos'è. Io ho già fatto un po' di livelli. In poche parole andremo ad affrontare tutte le squadre di Serie A più due squadre della Panini, fondatore dell'Adrenalin, e se riusciamo a battere queste squadre ci daranno, tipo adesso io devo affrontare il Sassuolo,
ho il limite di 3700 massimo sulla mia carta, quindi non potrei giocarla così, però poi quando l'andrò a fare modificherò ovviamente la carta. E in base alle ricompense che sblocco, una stella 10 monete, 2 stelle 25 monete e 3 stelle sblocco la energy di Christian Volpato. Quindi questa qua è il giocatore singolo saga. Dopodiché troviamo la partita del giorno, quella di cui parlava prima la missione, ovvero noi andremo a sfidare una squadra, con una squadra della Serie A, con una squadra della Serie A, cioè scusate gioco di parole, però a me sarà assegnata una squadra della Serie A casuale contro un'altra squadra di Serie A casuale, quindi la mia formazione non verrà presa in atto. Bene, bene, però ora andiamo a giocare una partita, direi. Quindi andiamo uno contro uno, vediamo l'avversario che sta cercando in questo momento, vediamo chi ci capita. Ricerca, 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 vediamo se troverà qualcuno, hanno tutti paura di sfidare la mia squadra. Vediamo se la ritrova, altrimenti interrompiamo e la ricerchiamo. Non sembra che non la trova, quindi ricerchiamo. Vediamo se c'è qualcuno. Ecco, trovata la partita. Vediamo chi sarà il nostro avversario. Questo qua sono io, Energetic Sport Eagle, contro Perfect Rear Raven, il mio avversario. I nomi non sono scelti da noi, ma sono casuali del gioco. Inizio io, bene, quindi sarò io il primo a giocare la prima carta. Perciò direi di iniziare subito. Con quale carta possiamo iniziare? Iniziamo con Nicolò Barella. Sarebbe 100, ma ho vari moltiplicatori che fanno aumentare il valore. Perciò andiamo a Amarabacci Cicocco, con cosa facciamo? Mettiamo centrocampo che ha anche il suo ruolo, anche se il valore è equivalente per tutti, potevo scegliere anche la difesa e l'attacco volendo, essendo un top player. Lui schiera Davide Fratesi con 85, vediamo se ha qualche bonus, sì, più 3, 88, più 0, 103, 88, vinco io e come vedete in alto a sinistra adesso è 1-0 per me. Tocca sempre a me perché ho vinto il round e schieriamo la carta invincibile, direi. Con l'attacco, 104 di attacco. Carta invincibile formata da Meret, Danilo, Leao e Barella. Vediamo con quale difensore risponderà. Risponde con Fikayoto Mori, card base, quindi vittoria è facile facile per noi in questo round. 104 a 85. Valore delle carte 103, 229. Quindi 2-0 per noi e siamo un buon punto dato che si arriva a 6. Andiamo a schierare non Rafa, ma andiamo a schierare il trio infermabile dell'Inter. 103 di attacco, quindi deve difendere ancora una volta lui. Deve mettere una carta di difesa. Schiera Armando Izzo, card base, non può fare niente contro la potenza di questa carta. 103 a 80, 3-0 per noi. Abbiamo trovato un avversario abbastanza scarso sulla carta, anzi sulle carte. Andiamo a schierare top player Rafa Leao. Mettiamo queste qua, sono comunque le carte modifiche che a me non servono perché sembra un avversario abbastanza scarso. Questo andiamo a mettere la carta, cioè il valore dell'attacco. Lui dovrà ritrovarsi ancora una volta a difendere. Vediamo se difenderà con un portiere, con difensore. Mette Malik Chao del Milan, diamante. Vediamo 100 a 94. Questo è un round leggermente un po' più combattuto, ma comunque il nostro Rafa Leao top player riesce a vincere abbastanza facilmente. Mettiamo la Momentum di Theo Hernandez centrocampo per il 5-0. Vediamo quale valore di centrocampo andrà a mettere. 99, 99 pari. Lui vince però. Di 1 vince grazie al valore aggiuntivo. 199 vince Paolo Dybala stella 4-1. E quindi il pallino passa in suo possesso. Mette il valore d'attacco, quindi noi dobbiamo difendere. Mettiamo Ragmani con 96 di difesa, posso soltanto difendere dato che lui ha messo. E mette Ciro Immobile, attenzione perché la sta rimontando, ragazzi. Ha vinto 102 a 96. Mamma mia, attenzione! Che questo qua sembra riprendersi la sua tattica, però ormai sembra un po' difficile rimontarla. Vediamo. Che carta mette? Mette centrocampo, noi centrocampo mettiamo Kostic 100. Vediamo se lui ha una carta. Mette Calhanoglu 99, io 97 più 300. Di uno vinco io. Mamma mia, signori, sta diventando combattutissima l'ultima sta partita. 5-2.
point per noi, il match point lo andiamo a giocare con Bennacer 99 centrocampo. Vediamo chi schiera lui come centrocampista. Mette Lobotka 99. Vediamo se ha il potenziamento. Stessa potenza di 1. La somma di valori vince lui di 1. Incredibile. Quindi 5 a 3. Lui chi mette? Vediamo. Si difende lui. Noi andiamo a mettere quindi Beto in attacco 98. Vediamo se vinciamo. No! Mette Magnan che è superiore a noi. Ragazzi, cosa sta succedendo? 5 a 4. La sta rimontando. Anche se ormai non rimangono tante carte. Anche se sto rischiando comunque. Vediamo. Chi va a mettere lui adesso? Vediamo chi mette. Pesca dalla panchina? No, chi ha messo? Un attaccante? No, un difensore. Io non ho attaccanti, perciò possiamo fare un cambio. Vediamo che abbiamo in panchina. Il valore più alto in attacco è Almqvist. Quindi togliamo magari Terracciano. E mettiamo Almqvist in attacco. Questo è anche un modo di giocare facendo il cambio. Adesso noi andiamo a mettere Anguis 87, lui mette Meret 87. Ai ai ai, forse vinciamo noi per la somma dei valori? Sì, ragazzi, vinciamo per la somma di valori. Quindi 6 a 4 per noi, ci portiamo a casa questa partita più 20 monete. Ma non è stata una partita per niente scontata, anzi, inizialmente io dicevo che era facilissimo l'avversario scarso, ma in realtà poi si è rivelato un avversario con davvero, davvero delle belle card. Quindi ragazzi, questo qua era il gioco Adrenaline XL 23-24 con le card di questa stagione. Io direi di andare ai saluti. Vamos! Bene ragazzi, per questo video è tutto, questo qua era il gioco online dell'Adrenaline, molto molto carino, semplice ma carino. Come al solito ricordi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare like al video, commentare su questo video, seguirci sui social, link in descrizione, e di acquistare su Amazon il diario del collezionista e il diario del fantacalcio. Ciao ragazzi! Ciao a tutti ragazzi!